Sempre Nicolas Barbieri deve accelerare il corregioco. E mancano 18 secondi ancora alla conclusione dell'azione. Ancora Garcia. Farisa lo tenta. Attenzione, molto bravo in questo caso Nicoletti, che so che con il bastone a intercettare la conclusione. Posito gira dietro la porta, tenta l'alza e schiaccia, la conclusione del gol. Il gol di Franco Posito. 6 minuti e 12 secondi per la compagine di casa. Garcia ancora. Garcia tenta la conclusione. E di Nicoletti respira un attimo. Vedendo un attimo nella rapidità delle azioni, cercando di capire chi è uscito. Sicuramente è uscito Franco Posito. Attenzione, 20 secondi, 25 secondi dell'azione. Il corregioco ha sicuramente ben figurato nel campo difensivo. Attenzione, c'è il tiro, il gol di Diego Nicoletti. Pareggio di Diego Nicoletti. Capito che magari poteva tentare un tiro dalla distanza per sbloccare la situazione, e l'ha fatto e gli è andata bene. La conclusione di Mirko Bertolucci, era stato molto bravo il numero 85 del corregioco. E conclusione ancora di in mezzo all'area. La prova l'azione, intanto, come vedete, in ripartenza ancora Garcia. 3 contro 1 per il corregioco. Garcia la rispetto al collega Cescampori. Intanto c'è stata una cambio nel corregioco. La conclusione di Franco Posito ed è il gol del 2-1 a 21 minuti. Può ripartire, tenta una girata, sarebbe stato un gesto sicuramente spettacolare. Attenzione, Tatarani da pochi passi. Campor chiude 2 l'azione con Paiva, ma la conclusione però non trova lo specchio della porta. 4 secondi, Campor respinge e quindi no, volevo rimarcare solo una cosa, che all'inizio, attenzione, intanto la conclusione di Garcia e di Nicolas Barbieri, che non hanno creato problemi alla porta. Intanto ancora il era Urti, perché la pallina fa male se arriva in parti scoperte. Nicolas Barbieri intanto prova la conclusione ancora. Intanto, come vedete, il Tiare Montebello con Farisa dietro la porta, prova a girare. Attenzione, il tiro, il gol di Farisa. Pareggia il Tiare Montebello. Sponda non si trovano. Tataranni riparte ancora velocissimo. Il Tiare Montebello da pochi passi sfiora l'opportunità. Rubare la pallina a Farisa, ma in questo caso però Farisa, come vedete, riparte in velocità. La porta era sguarnita. E vediamo, c'è il gol del Tiare Montebello. Sì. C'erano 2. Attenzione, intanto Garcia viene attaccato e gli viene soffiata la pallina molto bene da parte di Paiva. Conclusione da parte di Fanometro, anche se è ancora abbastanza presto. Attenzione, riparte in contropiede Paiva contro Cescampor, parata con i gambali di Campor. Il gol da parte del numero 6 Farisa, con il quindi ancora il Tiare Montebello, che ha ancora di più, ha un altro giocatore alleato che si chiama Cronometro. Conclusione ancora, doppia parata da parte. Attenzione, c'è anche una certa silenzio anche tra i giocatori. La conclusione di Mirko Bertolucci ed è il gol del tabellino per quanto riguarda il Tiare Montebello, segnando il momentaneo 1-1. Intanto avanti ancora il Tiare Montebello con la conclusione proprio sul livello di centropista. Ancora Mirko Bertolucci, bravissimo a soffiare la pallina Paiva. Mirko Bertolucci e il possesso torna al Tiare Montebello. Ancora il Tiare Montebello, il passaggio in mezzo per Montebello che riesce a spostarsi, ma Nicolas Barbieri riparte. 3 contro 2 per il corregioco. Mirko Bertolucci per Barbieri, la conclusione. La Valdagno Trissino che chiuderà il programma della 20 dalla fine della partita. Tataranni inizia la porzione, prova l'alza e schiaccia con i gambali. Campor respinge, inferiorità numerica. Attenzione, tiro diretto da parte di Tataranni contro Cesc. Campor prova l'alza e schiaccia. Tataranni allora in...